Io adesso passerei la parola alla professoressa Agostino, proprio perché vogliamo entrare un po' più nel merito di come, diciamo, da una parte, sì, diciamo, quello di cui abbiamo parlato finora, quindi l'attività delle autorità dipendenti, ma non solo, anche, diciamo, le loro modalità costitutive, le loro, diciamo, proprio regole costitutive, come, diciamo, inficiano, diciamo, sulla democrazia, ma allargare lo sguardo a quella che appunto ho definito nell'introduzione, prendendo a prestito proprio una definizione che veniva data dalla stessa professoressa in un suo articolo, la cosiddetta soft law. E in quell'articolo io sono rimasto molto colpito perché si parte con l'esempio della ormai famigerata, anche a noi tristemente famigerata, e nota lettera di Trichet e Draghi del 5 agosto 2011, con cui sostanzialmente dettavano l'agenda politica degli anni successivi e che poi pedissequamente è stata attuata come appunto esempio chiarissimo della capacità persuasiva di quella che non è ovviamente un atto che avente forza di legge, ma che lo ha esplicato molto più di qualsiasi altro con tutto quello che abbiamo visto approvare anche dal governo e dal Parlamento. Quindi chiederei appunto da questo punto di vista che, diciamo, potenza purtroppo hanno questi dispositivi rispetto alla tenuta democratica, non solo del nostro paese, anche a livello internazionale. Allora, grazie, grazie innanzitutto per l'invito, grazie anche a Paolo per il quadro molto chiaro che ha fatto all'inizio e ancora che ha richiamato adesso, e grazie anche ad Alice e Sergio che mi hanno dato molti interessanti, puntuali, diciamo, e precisi spunti su cui anche riflettere e su cui cercare di tarare un po' questa mia riflessione. Io non vi proporrò una riflessione, diciamo così, puntuale, perché vorrei proprio cercare invece di partire da quanto loro in maniera così precisa e chiara hanno detto, per cercare di provare ad allargare un po' lo sguardo e inserire queste considerazioni all'interno di una crisi più ampia della democrazia, cioè considerarle un po' come un'espressione di questa crisi della democrazia, di questa trasformazione anche del modo di produrre diritto, cioè di questa metamorfosi vera e propria del diritto e anche di questa, diciamo, involuzione che porta a far sì che l'economico, i dogmi economici siano vie più prevalenti su quello che è invece il costituzionalismo, la tradizione del costituzionalismo. Allora, vorrei partire richiamandovi alcune espressioni che secondo me rendono molto bene quello che è il cattivo stato di salute della democrazia. Ve le richiamo: democrazia senza democrazia, democrazia plebiscitaria, democrazia dispotica, autocrazia elettiva, post-democrazia, democrazia oligarchica. Ecco, sono alcune locuzioni, la maggior parte contengono degli ossimori, che mettono proprio in luce come siamo ormai in uno stadio avanzato di degenerazione della democrazia. Ed è un processo questo che parte ormai da lontano. Provo a citarvi qualche passaggio, così sono elementi un po' eterogenei. Nel 1975 la Commissione Trilaterale lamenta l'eccesso di democrazia. Anni 80, svolta non solo in Italia, in senso neoliberale. 1993 invece in Italia l'adozione di un sistema elettorale di tipo maggioritario. 2013 l'emblematica critica che penso che molti di voi ricorderanno della JP Morgan alle costituzioni dei paesi del Sud Europa per la debolezza degli esecutivi, l'eccessiva tutela dei lavoratori e del diritto di protesta. Ecco, sono elementi eterogenei quelli che vi ho citato, ma che restituiscono proprio l'intensità del processo che sta, svuotando la democrazia nelle sue varie accezioni, cioè come democrazia politica, economica e sociale.
che sono, e non è un caso, i tre profili che la Costituzione associa, che la Costituzione associa in chiave emancipante, in quello che è il cuore del progetto costituzionale di emancipazione, che è l'emancipazione personale e sociale, che è l'articolo 3, secondo comma. È un quadro, diciamo, molto fosco quello che abbiamo di fronte. Io proverei a tracciarne qualche linea. E sto soffermandomi in particolare su quelle che più hanno un legame con quanto è stato evidenziato prima. Primo elemento, crisi della rappresentanza. Crisi della rappresentanza che è legata da un lato a sistemi elettorali di tipo maggioritario, dall'altro a una perdita di rappresentatività e di rappresentanza di quello che è il pluralismo e il conflitto sociale presente all'interno della società. Al cambiamento dei partiti politici, che dà, diciamo, organizzazioni capaci di essere veicolo tra società e istituzioni e di organizzare in forma collettiva rivendicazioni e visioni del mondo, divengano partiti leggeri, liquidi, appiattiti sulle istituzioni, tesi alla propria riproduzione. Quindi una crisi complessiva della rappresentanza che si aggancia ad un altro elemento. La crisi del Parlamento, un Parlamento che è ridotto sempre più ad organo di ratifica, un organo di ratifica di decisioni assunte altrove, da chi? Molto spesso dagli organi esecutivi, non di rado in realtà anche gli organi esecutivi assumono decisioni in realtà vincolate da scelte compiute altrove, in quella che è l'emisfero, diciamo, della Global Economic Governance, cui faremo cenno tra poco. Ma il Parlamento, come veniva osservato prima anche da Sergio, è un Parlamento anche che in realtà si spoglia quasi del suo potere normativo, si automarginalizza, e questo mi pare proprio evidente nel caso che veniva citato prima della sostanzialmente concessione di poteri normativi alle autorità amministrative indipendenti. Ma questo lo vediamo anche oggi nella gestione dell'emergenza. Il Parlamento sì, è esautorato, ma il Parlamento si è anche automarginalizzato, non intervenendo. Questo è un processo che è anche legato ad una poi surrogazione della rappresentanza con la governabilità. Cioè, oggi sempre meno le decisioni vengono assunte attraverso la discussione, attraverso dei processi di integrazione e di mediazione politica tra maggioranza e minoranze. Mi riferisco alle minoranze al plurale, riagganciandomi ai problemi sollevati in realtà da sistemi elettorali di tipo maggioritario. Sempre più spesso le esigenze, diciamo, della rappresentanza, della discussione, del compromesso politico in un senso alto del termine, cedono di fronte alle imposizioni della governabilità. Imposizioni della governabilità e delle procedure di governance mutuata da un sistema, diciamo, che assume come centrale l'efficacia. L'efficacia che è mutuata dal sistema economico. Non a caso prima Sergio mi sono segnata proprio due parole che comparivano nelle sue slide che lui aveva sottolineato: concorrenza ed efficienza. Ecco, anche nella produzione normativa noi ragioniamo secondo questi parametri di efficienza, di raggiungimento di un risultato. Ma quale risultato? Perché la governabilità non è un qualcosa di neutro. Governabilità, possiamo chiederci in nome di che cosa, in quale direzione questa governabilità, per chi questa governabilità. Ecco, nella realtà dei fatti, la governabilità si accompagna all'egemonia dell'economia sulla politica. Le scelte politiche sono sempre più scelte eterodirette e incanalate in parametri economici che vengono assunti come dogmi. Forse tu prima, Paolo, richiamavi proprio il ruolo della tecnica. Ecco, il ruolo della tecnica che oggi si declina molto come, diciamo, imposizione di quelli che sono dei parametri economici di un modello economico che è assunto
come legge naturale, come se fosse imprescindibile e come non fosse invece a sua volta oggetto di una scelta politica, oggi egemonica e vincente, ma pur sempre oggetto di una scelta politica. Altri modelli sono possibili. Quindi il ruolo della tecnica anche qui che porta ad uno scivolamento verso una democrazia sempre più oligarchica, gestita dai pochi che sanno, diciamo, manovrare la tecnica. Su questo si innestano le cosiddette nuove forme di democrazia partecipativa. Io ho molti dubbi su queste nuove forme di democrazia partecipativa, adesso non ho il tempo di allargare, diciamo, anche il discorso su questo fronte, ma mi ha molto colpito anche qui quanto veniva osservato prima riguardo alle consultazioni compiute, ad esempio, da Arera. Queste consultazioni chiaramente non possono equivalere a quelle forme di partecipazione affettiva di cui ragiona la Costituzione nell'articolo 3, secondo comma. Sono semplicemente, secondo me, delle operazioni di marketing, un modo per far vedere che vi è partecipazione, maggior democrazia, diciamo, quando in realtà non vi è. Questo, secondo me, nelle migliori delle ipotesi, perché poi molte volte queste forme di democrazia partecipativa in realtà si rivelano delle forme per cercare di anestetizzare il dissenso, di reprimere quello che è un pluralismo presente all'interno della società. E questo è evidente, ad esempio, con strumenti come l'osservatorio per la linea ferroviaria Torino-Lione, che è chiaramente una trappola che cerca di anestetizzare il dissenso. Di questo processo, diciamo, di progressiva dismissione di quello che è un modello di democrazia che tiene insieme i tre profili, democrazia politica, economica e sociale, fa parte anche tutta la dismissione nella garanzia dei diritti sociali. Mi riferisco a salute, istruzione, assistenza sociale. Gli effetti nella dismissione della garanzia dei diritti sociali sono oggi sotto gli occhi di tutti, in presenza di una crisi sanitaria, di un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, ma anche di una crisi economico e sociale come quella che stiamo vivendo, perché non ci sono strumenti né di carattere sanitario né di carattere sociale che consentano di fronteggiare diciamo, questa doppia crisi. È un processo che è passato attraverso diverse fasi: aziendalizzazione, privatizzazione, liberalizzazione. La commistione di questi modelli, come forse in parte mi pare di aver capito, sono anche le autorità amministrative indipendenti che mischiano, diciamo, elementi che provengono dal privato con elementi del pubblico. Questi mettono insieme questi due elementi. Ancora fanno parte, diciamo, di questa crisi la deregolamentazione del lavoro con una sostituzione della contrattazione collettiva a livello nazionale con la contrattazione aziendale, con, diciamo, la falsità nel considerare, diciamo, le partite IVA come lavoratori autonomi e non lavoratori dipendenti. Ancora fa parte di questo quadro di dismissione della democrazia sociale l'introduzione del principio di pareggio di bilancio con la legge costituzionale 1 del 2012, che esprime proprio l'idea che i diritti sono un qualcosa che viene dopo, o quasi un effetto secondario. Ed è riconducibile questo al modello imperante in Unione Europea, che è il modello dell'economia sociale di mercato, che in realtà di sociale non ha nulla, è un'economia di mercato fortemente competitiva in cui i diritti sono visti quasi come un effetto collaterale. E in questo mi colpiva di nuovo un passaggio che citava prima Sergio, mi sono segnata questo passaggio, diceva: armonizzando gli obiettivi economico-finanziari e gli obiettivi di carattere sociale. Non sono sullo stesso piano, così come il principio di pareggio di bilancio non è sullo stesso piano delle altre norme della Costituzione. La nostra Costituzione è una Costituzione che si fonda sul principio di centralità della persona umana, dei suoi diritti e
e del progetto di emancipazione sociale, personale e collettiva. Questo è la chiave della Costituzione, il principio di pareggio di bilancio. In questo contesto costituzionale è una nota stonata, disarmonica, dissonante. Non lo è però in un altro contesto, cioè in quel contesto della Global Economic Governance, in cui bene si inserisce quel passaggio che citava prima Sergio. Perché in quel contesto sì, vengono prima gli obiettivi economico-finanziari, e semmai sono i diritti, gli obiettivi sociali, i vincoli ambientali che si devono in qualche modo adeguare agli obiettivi economico-finanziari. E questo mi porta a dire che tutto questo discorso ci mostra come sia in atto uno scontro a livello statale ma anche a livello globale. Uno scontro tra due orizzonti di riferimento. Uno è quello della Costituzione, del costituzionalismo, con la limitazione e l'equilibrio dei poteri. E anche qui di nuovo mi riallaccio a quanto veniva detto prima, questa commissione di poteri che c'è all'interno delle autorità amministrative indipendenti, che hanno poteri sanzionatori, poteri normativi, poteri esecutivi, cioè non vi è più questo principio di separazione ed equilibrio dei poteri, che è un classico ormai della tradizione, diciamo, del costituzionalismo dalla fine del Settecento. Il costituzionalismo si basa su due elementi proprio: questa limitazione ed equilibrio dei poteri e la garanzia dei diritti, la separazione della centralità della persona, il progetto di emancipazione. Questa prospettiva si scontra oggi con un'altra prospettiva che vi è più egemonica, che è quella di un modello economico neoliberale che ha come fine il profitto. Che ha come fine il profitto e che ha come parole d'ordine quelle che venivano ricordate prima: l'efficienza, la concorrenza, la competitività, l'efficacia, il ragionamento e l'ottenimento di un risultato, sempre avendo come fine quello della massimizzazione del profitto. Ecco, un modello economico e di gestione politica, ma anche di produzione normativa, che possiamo sintetizzare con l'espressione Global Economic Governance, dove non a caso ragioniamo di governance e non di government, cioè di un modello che di per sé si basa di una mescolanza fra pubblico e privato, fra potere di diritto e potere di fatto. Un sistema, cioè, dove ciascuno esercita il suo potere governante, che sia un potere politico, un potere economico o un potere di tipo mediatico. È un sistema dove a dominare sono i cosiddetti nuovi sovrani, in contrapposizione ad una sovranità che nelle democrazie è una sovranità popolare. Quali sono questi nuovi sovrani? Le grandi corporations transnazionali, le organizzazioni economico internazionali, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio, Banca Centrale Europea, le agenzie di rating, le corti internazionali, in specie le corti arbitrali. E qui vorrei fare riferimento a quei famigerati meccanismi che sono i meccanismi delle risoluzioni delle controversie tra Stato e investitori, i cosiddetti meccanismi SDS, che hanno, diciamo, che elevano alla massima potenza quei problemi di indipendenza che sono stati sottolineati da Alice e Sergio, che possiede ad esempio ARERA o le altre autorità amministrative indipendenti, perché sono sostanzialmente delle corti arbitrali controllate da coloro che richiedono la risoluzione di una determinata controversia, per cui non hanno assolutamente alcuna garanzia di indipendenza. Ancora, fanno parte di questi nuovi sovrani ovviamente gli stati, ma gli stati con un ruolo, diciamo, marginale. Lo Stato è colui che deve creare le condizioni perché gli attori economici possano liberamente muoversi e massimizzare i propri profitti. Tutto questo si riflette anche sulla produzione del diritto. E qui veniamo
anche alla soft law, ma ci tenevo a inserire, diciamo, la soft law in questo quadro di carattere generale, perché è tutto un processo in cui si tiene questa trasformazione complessiva. Il diritto è sempre più segnato, diciamo, dal primato dell'economico e dalle esigenze del modello economico, per cui si espandono le fonti di matrice contrattuale, di matrice consuetudinaria. Ha un ruolo sempre più recessivo la legge come norma di carattere generale e astratto, e si espande sempre di più quel diritto, appunto, che possiamo identificare con soft law, lo ricordava molto bene Paolo prima, cioè norme che non sono giuridicamente vincolanti ma che hanno effetti giuridici da un punto di vista pratico. E l'esempio emblematico su cui ritorno anch'io è proprio quello della lettera che la BCE ha inviato al primo ministro italiano, perché lo definisce così, il 5 agosto del 2011. Una lettera, quindi un atto assolutamente informale, un atto che dal punto di vista giuridico il governo italiano avrebbe potuto prendere e buttare in un cestino, ma un atto che invece ha portato nel giro di pochissimi mesi all'adozione di una legge costituzionale, quella sul principio di pareggio di bilancio, e di tutta una serie di decreti legge in materia di deregolamentazione di diritto del lavoro, di sponsorizzazione della contrattazione aziendale, di riforma del sistema pensionistico. Tutti i punti, io con gli studenti a lezione faccio sempre questo esercizio, leggo la lettera della BCE e andiamo a vedere i provvedimenti che puntualmente sono stati adottati. Questo proprio per dimostrarvi come questi atti, che sono atti di soft law, quindi sono atti non giuridicamente vincolanti, esercitano in realtà un fortissimo potere di fatto. Vi cito solo, e poi chiudo perché credo di essere già andata anche un po' oltre con il tempo, un altro atto di soft law che ha effetti paradossali è la dichiarazione tra Unione Europea e Turchia in materia di esternalizzazione delle frontiere, controllo delle frontiere, ripartizione dei rifugiati. È una dichiarazione, quindi anche qui, che compare sul sito del Consiglio europeo, quindi su un sito ufficiale dell'Unione Europea. Però è un atto che in realtà l'Unione Europea non considera come proprio, perché non è stato redatto seguendo le procedure previste dalle norme europee per la redazione di un trattato internazionale, che vedono tra l'altro in questa materia un coinvolgimento ad esempio del Parlamento, ragionando di esautoramento degli organi rappresentativi. In questo caso questo accordo non accordo è stato concluso nell'ambito di un vertice internazionale, ma il Tribunale dell'Unione Europea ha detto che sì, era un vertice del Consiglio Europeo ed è vero che questa dichiarazione è sul sito ufficiale dell'Unione Europea, però in quella sede, in quel momento, in realtà i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione Europea non operavano come membri dell'Unione Europea, ma operavano, diciamo, come capi di Stato e di Governo dei singoli Paesi membri. Quindi non è un atto dell'Unione Europea. L'Unione Europea è incompetente, non può decidere delle violazioni dei diritti che questo trattato compie. Cosa succede? Che la soft law, questo per dimostrarvi come la soft law ha anche un altro effetto molto rilevante, cioè essendo un atto così fluido, così flessibile, così malleabile, senza forma, è un atto che difficilmente può essere aggredito in giudizio. Però i migranti sono stati espulsi e rinviati in Turchia sulla base di quest'atto di soft law, cioè ha avuto effetti giuridici pratici, pur essendo un atto di soft law, ma non si può agire in giudizio, chiedere alla Corte di giustizia di valutarne la conformità rispetto al diritto dell'Unione Europea, perché non è un atto dell'Unione Europea. Ecco, questo per mettere in luce come questi atti di soft law molto spesso non siano atti informali esercitati attraverso il ricorso ad un potere di fatto, e quindi siano atti di cui sostanzialmente nessuno si assume la responsabilità politica,
ma nello stesso tempo sono atti che incidono alcune volte in maniera molto rilevante, sia nel caso della lettera della BCE che di questa dichiarazione, sui diritti dei cittadini. Quindi secondo me è una trasformazione in atto del diritto che io definisco un po' come uno scontro anche qui tra prospettive diverse di modi di produzione del diritto, su cui secondo me occorre avviare una riflessione. Io vi ringrazio, spero di non essere uscita troppo fuori tema, diciamo. Grazie.